politica debole dove conta più il singolo che piuttosto che diciamo il collettivo. Quindi il problema è certamente nella testa di questo sistema, lei ha detto prima, ma noi come ci poniamo di fronte a questo problema? È proprio questo il discorso. Io penso che non dobbiamo mai dimenticarci che i cittadini hanno un grandissimo dovere civico, prima che un diritto, che è quello del voto. E quindi bisogna saperlo usare bene, ma secondariamente i cittadini possono anche entrare e fare politica. Ecco, io credo che oggi la cosa più importante sia quello, per alcuni può sembrare un paradosso, che in un momento di così grande crisi della politica ufficiale, di non allontanarsi dalla politica, ma anzi di starle più vicino e di entrarci dentro. Perché questa politica debole, questa mattina abbiamo raccontato quanti danni sta producendo economici e sociali e quanto sta peggiorando la qualità della vita e della democrazia del nostro paese.